Mi chiamo Fabio Cornaz, sono un artigiano, uno scultore ceramista, nel senso che partecipo alla fiera, agli eventi valdostani come categoria ceramica per ora, perché poi ho in futuro anche intenzione di abbracciare altri materiali come la pietra locale, il legno, e anche se diciamo che io sono partito come ceramista con l'idea di trattare la ceramica come un materiale di passaggio, poi la ceramica è un po', diciamo, crea dipendenza, quindi non l'abbandono e rimarrà il mio mezzo espressivo principale in Valle d'Aosta. Ci affiancherò anche il legno e la pietra in futuro, però ora come ora sto cercando di approfondire il mio percorso legato alla ceramica. Diciamo che nella fiera io ci sono finito un po' dentro per caso, nel senso che ho cominciato a partecipare alla fiera nell'ottica di cercare di entrare proprio nel mondo dell'artigianato valdostano. E io frequento la fiera da poco tempo, nel senso che da professionista la faccio da 2 anni, la fiera di Sant'Orso, e se no avevo semplicemente fatto altri 2 anni da hobbista, quindi sono relativamente nuovo nell'ambiente, però ci sono affezionato perché è un'opportunità, in primis un'opportunità di crescita, perché è un'occasione per condividere con i colleghi artigiani e con tutti gli spettatori, diciamo i passanti, si condivide un'esperienza e si condivide un'atmosfera particolare che c'è solo alla fiera. Ed è un'occasione di crescita perché si riceve tanto prima ancora di dare, dare nel senso che ritengo che ogni artigiano dia qualcosa di suo semplicemente perché espone le proprie opere.